col nostro amico. Allora, ciao a tutti, ciao Matteo, Vito, Mario, eccetera, eccetera, Pietro e quant'altro. Allora, una serata molto, molto interessante. Attendiamo un attimino che intanto anche Facebook sviluppa il suo pubblico. È un fattore molto importante. Stasera parliamo. Attenzione, facciamo un'introduzione breve di quelli che sono altre tipologie di investimenti e vi dico subito un paio di punti che ho visto, tante persone hanno scritto, che ho visto sono dei punti che dovete focalizzare bene prima di fare investimenti errati in altri contesti, in altre situazioni, semmai meno performanti e poco performanti. E poi parleremo di investimenti immobiliari. Per quanto riguarda gli altri tipi di investimento, faremo una breve introduzione. E in via successiva, se volete, faremo un approfondimento su alcuni singole tipologie di investimento. Vedrete come ho preparato questa introduzione e come evitare investimenti che possono essere veramente poco performanti o come evitarli proprio, come avere un buon sistema di screening per sceglierli o evitarli. Mentre per quanto riguarda il mercato immobiliare, andremo a parlare di come funziona e soprattutto di una cosa molto importante: numeri alla mano se è ancora conveniente investire in immobili, perché se ne sente parlare tantissimo, è una moda che sembra non finire mai. Tantissimi venditori lo presentano su Facebook, lo presentano sui social, presentano corsi su corsi, possibilità, eccetera, eccetera. Quindi è ancora il momento, è vero ciò che si dice. Finalmente saprete una serata di verità, perché noi non vendiamo investimenti immobiliari, non vendiamo percorsi di investimenti immobiliari, per cui possiamo parlare liberamente. Ok? Possiamo parlare liberamente, numeri alla mano, e fare un confronto di situazioni realistiche per farvi capire un attimino come funziona, perché altrimenti quindi non siamo davanti a un conflitto di interesse. Quando siamo davanti a questa cosa, sapete che la verità viene fuori, ok? Quindi sarà una serata sicuramente molto molto interessante anche per coloro che hanno pensato di buttarsi su investimenti immobiliari o su altre tipologie di investimento, in situazioni che semmai gli sono state presentate, potrebbero essere nel pensiero di qualcuno, nella possibilità. Quindi staremo un'orettina insieme e faremo una bella cosa. Allora, quindi una serata veramente molto interessante, dedicata quindi ad altre tipologie di investimento e questa parte degli immobili. Allora, chi sono io? Io ormai da tempo presento e offro soluzioni per raggiungere il pensionamento in maniera autofinanziata, quindi pensione raggiunta all'età che vuoi tu, anticipata e con molti più soldi. Quindi noi parliamo col nostro gruppo, col MIPAI, sono uno dei fondatori del MIPAI, del movimento internazionale che si occupa di come creare da soli la struttura per crearsi un pensionamento in maniera totalmente autofinanziata e raggiungere il pensionamento all'età che ognuno di noi desidera, con molti più soldi, ok? E ho offerto anche soluzioni, ho messo a disposizione delle soluzioni, e dei percorsi specializzati dedicati al pensionamento raggiunto in maniera autofinanziata. Molto importante, perché tra poco avrete degli annunci. Sarà un novembre molto molto intenso, perché vedremo dei workshop dedicati di approfondimento, ma veramente molto molto pesante, su quello che è il pensionamento, su come strutturarlo. Faremo anche una serata, vi annuncio già una serata dove per tutti i neofiti faremo vedere un pochino come funziona con degli esercizi alla mano. Non solo, ci saranno degli approfondimenti molto forti per quanto riguarda come gestire il proprio fondo di pensionamento. Quindi, quello che vi avevo promesso, ho fatto una diretta introduttiva alcune settimane fa, ma parleremo in maniera molto molto forte di come andare a gestire la fiscalità attraverso situazioni internazionali, di come ridurre il carico fiscale, di come ridurre le tasse in maniera forte. Veramente delle cose, degli approfondimenti veramente molto importanti, e non mancheranno neanche gli approfondimenti per quanto riguarda coloro che non solo se la vogliono autofinanziare, ma vogliono crearsi, vogliono a un certo punto autofinanziarsi e andare in pensione con il proprio fondo, ma semmai anche con la pensione reale, quella dell'INPS, vogliono andare in pensione un po' prima, e daremo delle soluzioni su quelle che sono le situazioni
previste, sulle normative previste per andare anche in pensione prima, quindi andarsene prima, prendersi il dovuto e strutturarsi in maniera autofinanziata il proprio futuro. Quindi ne vedremo veramente delle belle. Qualcuno mi chiede: hai esperienza in investimenti immobiliari? Sì, esperienza sia personale, ho fatto dei percorsi formativi nel tempo. Ho fatto delle operazioni immobiliari a livello personale. Più conosco una serie di persone, ne parleremo durante la stesura di questa serata, perché ho fatto, oltre ad aver fatto operazioni personali, sono stato seguito poi da una persona che fa l'investitore immobiliare di professione, un mio ex coltellato, un ex poliziotto come me, che da molti, molti anni prima di me se n'è andato facendo proprio l'investitore immobiliare. Vive a Milano e quindi mi ha formato su tante cose, per cui le cose che vi dico sono, non sono campate in aria, ma sono create su statistiche realistiche e su qualcosa di creato in maniera realistica, in maniera reale. Allora, come sempre, iniziamo la serata. Vedo che pian piano state arrivando tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti i nuovi arrivati e iniziamo subito. Come sempre, non ci dimentichiamo mai di quelle che sono le nostre regole fisse, ok? Le 10 regole del patto MIPAI del pensionamento indipendente. Prendi in mano tu la tua vita e il tuo futuro. La regola numero uno è fondamentale per tutti. Nessuno può farlo meglio di te, funzionale a te, così come vuoi tu. Non aspettare che sia nessun altro, fallo tu. Perché stai vedendo cosa sta succedendo e se tu avessi un fondo autofinanziato non ti faresti problemi. Invece così devi guardare le notizie, che altrimenti potrebbero esserci degli sconvolgimenti per quanto riguarda la tua vita che tu non puoi controllare. Regola numero due, riparti adesso, senza esitazione, qualsiasi sia la tua condizione attuale. Parti da dovunque sei per il tuo fondo di pensionamento autonomo. Regola 3. Sfrutta la vena d'oro che hai già a disposizione. Comprendila, ampliala con la tua nuova conoscenza e con il sistema MIPAI. Regola 4. Non svuotare tutto il sacco quando è pieno, come siamo abituati a fare, eh? Tu sei il primo obiettivo. Impara a minimalizzare, semplificare e a creare una vita che sia cosparsa dalla vera essenza, l'essenziale. Regola 5. Impara le semplici regole storiche ed universali per moltiplicare esponenzialmente i tuoi averi. E stasera ci siamo, in parte, con questo. Regola numero 6. Proteggi il tuo futuro. Deve essere sicuro nei metodi, negli strumenti, nella filosofia. Nella prima parte di questa sera parliamo proprio di questo. Regola 7. Allinea te stesso in tutti i campi. Ritrova ancora la tua vera essenza fuori dai condizionamenti di massa per vivere davvero. Regola 8, TMO, sfrutta al massimo la leva del tempo con il metodo per l'obiettivo. Ok? Regola numero 9, non smettere mai, persegui la costanza e non la velocità. Regola 10, non fare mai niente che vada in contrapposizione ai punti precedenti. E la pensione è lì che ti fa capolino, il tuo pensionamento dipendente ti fa capolino fuori dalla porta, ok? Allora, ciao a tutti i nuovi arrivati, Diego, Lorenzo, Michele, buonasera, buonasera a tutti. Allora, io direi di iniziare con il programma della serata, con il programma di altri investimenti previsti. Allora, faccio vedere una serie di slide. Intanto, ciao a tutti, siamo tanti stasera, eh? Bene, bene, come sempre sono contento perché si vede che questi, diciamo così, questi approfondimenti sono di vostro gradimento, ok? Eccoci qua, ragazzi, altre tipologie di investimento. Preparatevi, seguite bene, se avete delle domande potete già iniziare a farle, tanto le guardiamo tutte. A un certo punto, altre tipologie di investimento. Quali sono gli investimenti alternativi più redditizi e come riconoscere quelli fasulli o quelli meno performanti? Quindi prima parte anche di approfondimento su investimenti del settore immobiliare. Questa diretta è la prima parte, ok? Faremo un approfondimento sugli investimenti immobiliari e un piccolo anticipo su quelli che sono gli altri tipologie di investimento per dare un aiuto un po' alle persone, eh? Ma approfondiremo molto questo argomento in ulteriori dirette in futuro, ok? Anzi, se voi, se ognuno di voi lo vedrete, ha degli investimenti di un certo tipo, può contattarci e vi diamo una mano per risolverli o metterli a posto o darvi un consiglio. Allora, altri investimenti. Quali sono? Importante.
Allora, prima differenza sostanziale da capire, ok? Spesso noi investiamo in qualcosa e spesso investiamo in società, ok? Quindi investiamo in un business che inevitabilmente è creato e gestito da una società. C'è una differenza, sono due tipologie di investimento, società quotate, società non quotate, ok? E in base a queste due soluzioni cambia completamente il sistema di screening, il sistema di visione, il sistema di comprensione. Allora, società quotate. In maniera molto veloce delle società quotate ne abbiamo parlato tante volte, ok? Tante volte abbiamo fatto delle serate con Mauro Benfatto, abbiamo fatto vedere come funzionano, come si leggono i numeri. Ognuno di voi può seguire le normali procedure di screening di cui parliamo da molto. Consigliamo i metodi One Time Week. Sul mio sito trovate anche un corso bellissimo, gratuito. Tra poco ci sarà anche quello sul pensionamento che faremo prima insieme dal vivo, poi lo troverete dal vivo anche online. Quindi consigliamo questi metodi, ne abbiamo parlato tante volte in diretta, abbiamo fatto vedere le azioni che abbiamo scelto insieme l'anno scorso, che hanno fatto il 70 e rotti per cento in un anno, il 75% con questi sistemi. Quindi società quotate. Ok? Ma gran parte dell'universo degli investimenti alternativi gira, ruota attorno alle società non quotate, o meglio, quelle cose, quelle situazioni, quelle società che vi vengono proposte, che ci vengono proposte da società che devono ancora quotarsi o non sono quotate, che fanno business alternativi, semmai un po' più futuristici, un pochino più da sviluppare, e quindi sono quelle sulle quali bisogna concentrarsi un po' di più, perché gran parte delle volte vengono proposte queste, o meglio, serve di seguire un processo di screening, di valutazione molto più approfondito, ok? Mentre invece noi facciamo molto il contrario, ve lo dico anche per esperienza personale, io stesso ho fatto molto il contrario, mi sono concentrato moltissimo sulle aziende quotate e quelle quotate gli ho fatto lo screening alla lente di ingrandimento, ma in passato ho fatto anche io degli errori in società non quotate. E quando mi venivano presentate mi affidavo un po' a quello che era un attimino le belle presentazioni o delle cose che semmai potevano apparire delle cose futuristiche di un certo tipo, però spesso le società non quotate, quindi ho dato spesso molta più attenzione. Ho fatto uno screening molto più approfondito alle società quotate, dove si potrebbe fare anche uno screening meno approfondito, e meno approfondimento su quelle non quotate. Invece bisogna fare l'esatto contrario, ok? Le società non quotate devono avere un approfondimento molto, molto maggiore. Allora, strategia di valutazione di investimenti per quanto riguarda le società non quotate. Devi mantenere la razionalità in ogni contesto, ok? Quindi vi dico, vi do un primo appeal per tutte le persone che stanno valutando investimenti extra su società non quotate che sono state presentate, per cui dopo potrete fare delle domande in merito. Quindi razionalità in ogni contesto, anche dinanzi a proposte con guadagni allettanti, ok? Quindi spesso ci sono società, ne ho viste ultimamente girare tantissime, ok? Ad esempio, ultimamente vedo la cannabis, poi ho visto nel tempo gli investimenti con la Paulownia, piantagioni varie di queste cose molto innovative. Ho visto ultimamente girare miniere d'oro, di estrazioni d'oro, ok? Quindi delle quote. Società che propongono investimenti con degli rendimenti di un certo tipo che però vanno valutati bene. Quindi attenzione a proposte con guadagni allettanti. Adesso vediamo alcuni elementi che ti devono servire, ok? Quale azienda guadagna di più realmente? Ok? Quindi realmente andiamo alla realtà, perché io voglio che veramente stasera torniate a casa, anzi state già a casa, ma vi alzate dalla sedia con una consapevolezza, voglio veramente che ognuno di voi, grazie a queste dirette, abbia una consapevolezza veramente forte, ok? Allora, la società che guadagna di più è quella che ha un sistema, ok? Investi sempre in un sistema, non in un'azienda. Un sistema capace di creare nel tempo quello che è un enterprise value crescente, o meglio, l'enterprise value è un valore di impresa crescente. Okay? Il valore d'impresa è dato da tutta una serie di strutture che la società riesce a creare nel tempo. Spesso le società vengono vendute per quello che fanno a livello di, o quello che potrebbero fare, a livello di fatturato, a livello di risultato.
ma il risultato poco conta perché il fatturato oggi c'è, domani può calare, domani l'altro non ci può essere più, ok? Perché cambiano le situazioni. Ma a fronte di questo, che cosa abbiamo in carniera all'interno della società? Resta l'enterprise value. Se andiamo a vedere, faccio un esempio, quindi prendiamo una società grande tipo la Coca-Cola. Attenzione, la Coca-Cola ha il business delle bottiglie di non solo di Coca-Cola, ma anche di altre bevande. È vero che lavora sul fatturato di queste bottiglie, ma dentro qual è il valore di impresa? Beni immobiliari. Abbiamo un marchio, quella scrittina Coca-Cola che è stata pubblicizzata, abbiamo sulle magliette, sulle bottigliette, sui bar, sui tavolini, sui cappellini, sui pantaloncini, dovunque. Quella scritta, solamente quella scritta, è un valore di impresa immenso, vale miliardi di dollari, ok? Se la società non fattura più, tu hai miliardi di dollari di valore solamente con la scritta Coca-Cola, non parlando poi degli immobili, quindi delle proprietà immobiliari che ha in tutto il mondo e delle proprietà mobiliari che ha, perché ha proprietà di altre società, proprietà di altre aziende che producono altre bevande, altre situazioni, altri marchi, quindi proprietà di altri marchi, quindi altri marchi famosi, quindi un enterprise value potente e crescente. Investi in un'azienda che abbia un sistema che riesca a far crescere in maniera sostenibile, questo perché noi acquistiamo spesso una società che ci viene venuta bene come gli utili. Se poi quella società non fa utili, che cosa c'è dentro? Niente? È una società da rivedere bene, una società da valutare bene, ok? Quindi molto molto importante, fai sempre questa valutazione, occhi aperti. Questa sera è un approfondimento importante, guardatelo fino in fondo perché ti servirà. Sei indeciso, guarda, abbiamo deciso una cosa importante. Prenota una call con un allenatore MIPAI. Gratis, e ripeto gratis, ma totalmente gratis. Se hai qualche cosa, guarda, mi hanno proposto questo e questo, dicelo, io l'ho fatto tante volte, veramente. Prenota col tuo allenatore prima di fare un movimento, guarda, scrivi al tuo allenatore, guarda, mi hanno proposto questo, cosa mi consigli? Ok? Vedrai che ti darà una mano e ti daremo una mano molto per dirti se è una cosa buona. Noi abbiamo. Vedi questa signorina? Guarda che bel nasetto che ha, no? Noi siamo come dei segugi, capito? Ormai siamo come dei segugi, le annusiamo a distanza, ok? E riusciamo a capire, comprendiamo anche le strutturazioni societarie molto più ampie, quindi di finanza molto più evoluta, di alta finanza o di strutturazioni internazionali, per cui riusciamo a darti una valutazione anche molto, molto importante, soprattutto senza. Come posso dirti, senza conflitti di interesse, per cui contattaci e ti diamo una mano. Allora, il guadagno si fa con un sistema strutturato capace di avere sostenibilità e costanza nel tempo, ok? Quindi niente, quegli screen che fanno vedere, la società ha guadagnato 10.000 in un mese, bello, ottimo fatturato, sì, 20.000 in un mese, benissimo fatturato, il mese dopo, quello successivo. Non mi interessa, vediamo un pochino lo storico, andiamo a vedere un attimino quello che c'è, ok? Non promesse di guadagno in brevissimo, ok? Perché quelle sono scommesse e ripeto, se le vuoi fare, si gestiscono separatamente e con una parte morto residuale del capitale o patrimonio. Questo l'ho ripetuto centinaia di volte in tutte le dirette. Adesso andiamo a parlarne bene di questa cosa qua, di come andare, una persona vuole fare una scommessa su una società che sta lanciando un determinato progetto, che chiaramente se lo sta lanciando adesso non possiamo parlare di storico, ma ci sono delle prospettive di un certo tipo, allora andiamo a vedere come potersi inserire all'interno di questo. Attenzione, i venditori di queste tipologie di investimento agiscono su tre leve che sono tre leve, come posso dirti, universali. Sempre sono andati, sempre andranno. Avidità, soldi facili, soldi subito. Volta che un buon venditore ha una buona comunicazione, una buona pubblicità e ti mette davanti queste tre situazioni, i pesci li pesca sempre. Li si pescavano 100 anni fa, si pescano 50 anni fa e tra 50 anni si pescheranno ancora con delle nuove soluzioni, ma si pescheranno sempre. Per cui, quindi attenzione a queste situazioni, noi parliamo sempre di come strutturare in maniera reale
la tua nuova vita, quello che stai facendo, la strutturazione per il tuo pensionamento. E queste sono cose reali che raggiungi sicuramente. Il resto, vediamo come andarlo a strutturare per crearsi dei guadagni extra e vediamo se gli immobili sono idonei per questo, sono ancora buoni, ok? Se fai l'investitore è fondamentale, quindi ho le ultime due o tre regole, aumentare gradatamente sempre di più il potere di controllo. Vedi quel ditino? Quel ditino deve fare il click sul mouse, ok? Deve avere il potere di click sul mouse, quindi sposta i tuoi investimenti fondamentali sempre di più verso il potere di controllo. Alto rischio, basso rischio. Ecco qua, voglio fare le scommesse. Benissimo, le vuoi fare? 80-20. Basso rischio sta da questa parte, dove c'è l'80%. L'alto rischio sta qua sopra. L'alto rischio significa quelle cose, società non quotate, investimenti di brevissimo termine, situazioni che controlli poco, ma che ti piacciono perché ti possono dare, hai capito, ti sembra che ti possono dare determinati tipi di risultati. Butta dentro al massimo un 20%, che non detto deve essere 20, entro il 20%, meglio se meno. Ok? Meglio se meno. Nel tempo, gradatamente sposta i tuoi asset in asset controllati con ottimi rendimenti, ma controllati, e spostali dalla parte dell'80%, ok? Che rientrano tra l'altro in quello che è il tuo fondo di pensionamento che fai con noi, lo sanno bene tutti i nostri abbonati premium, che cosa significa avere un controllo e una condizione di basso rischio, ok? Scegliendo la soluzione giusta. Te lo ripeto ancora, se ti capitano queste cose, contattaci, prima di dire di sì, contatti, diamo una mano, ti diamo un parere, ok? Ben volentieri. Scriveteli anche qua sotto, scrivete in un commento, scrivete in privato, vi diamo una mano. C'è anche il numero verde del MIPAI, quindi siamo veramente a disposizione. Fermi lì, ragazzi. Mercato immobiliare 2020-2022 è ancora un investimento redditizio? Vorrei che qualcuno di voi mi mettesse qualche commento. Secondo voi è ancora un rendimento, un investimento redditizio nel 2020-2021? Si diventa ricchi? Si diventa ricchi con l'investimento immobiliare? Perché stasera ve lo dico, eh. Si diventa ricchi ancora? C'è ancora questa possibilità di farlo con l'investimento immobiliare? Intanto io mi sto collegando anche alla versione mobile che mi ero dimenticato. Quindi, veramente un fattore molto, molto importante, e vi aspetto con questi commenti, perché fatemi sapere veramente, perché è una cosa, eccolo qua. Ok. L'investitore immobiliare, Lorenzo, te lo dico, l'investitore immobiliare si chiama Alfredo Gaudino. Okay, è un mio amico, ma insomma, fa degli investimenti di un certo livello da tanti anni. Allora, il mercato immobiliare è ancora un investimento redditizio? La risposta è sì e no. Sono da fare una serie di valutazioni. Ok? Se utilizzi il mercato immobiliare per creare delle soluzioni per capitalizzare nel medio breve termine, la risposta è sì, virgola, abbastanza. Ok? Abbastanza perché chiaramente non dobbiamo seguire quello che ci dicono i grandi venditori che ci stanno vendendo i percorsi del mercato immobiliare, e ne parleremo tra poco, ma bisogna seguire quello che è la nostra idea, la nostra testa, e valutare anche quelle che sono le possibilità, ma confrontate anche con gli altri mercati. Ok? Perché io oggi decido di prendere un capitale, di prendere la mia attività, di gestire del tempo per raggiungere una capitalizzazione maggiore, voglio sfruttare il mercato immobiliare e fermi lì. Devo capire se il mercato immobiliare è interessante, ma soprattutto se seguire, capire che ci possono essere dei mercati alternativi dove posso metterci meno capitale, avere meno burocrazia, meno problemi e raggiungere comunque quei risultati o addirittura dei risultati maggiori. Per cui bisogna riuscire a comprendere e valorizzare questo pensiero personale e soprattutto valutarlo e fare la giusta distinzione. Ok? Sì, abbastanza. Se vuoi creare un sistema affinché gli immobili ti possano dare da vivere attraverso il possesso e la gestione, quindi compro, gestisco, rivendo, affitto, eccetera, eccetera, ci sono da fare delle valutazioni più approfondite e la cosa potrebbe comunque essere meno conveniente di altre soluzioni. Ok?
Dopo fatemi sapere perché ci sono tantissimi venditori che vi vendono gli investimenti immobiliari, cioè vi vendono la possibilità di fare voi l'investimento immobiliare, ok? Ce ne sono tantissimi, va molto di moda questa cosa. E noi vi diciamo un po' la verità come stanno le cose questa sera. Il tuo fondo vitalizio che alimenterà la tua pensione deve essere sempre inserito in un portafoglio dedicato, ok? Immobili come quelli che presentiamo ogni mese, niente di altro, ok? Quindi gli immobili possono essere eventualmente delle soluzioni per crearsi delle entrate extra, possono essere delle soluzioni, sì e no, la risposta è sì e no, abbastanza, per crearsi delle entrate extra, ok? Però attenzione, il fondo vitalizio, poi tutto quello che guadagni deve andare in un fondo vitalizio, che è quello come facciamo noi ogni mese, quindi niente, ma a me mi hanno proposto il piano di accumulo sul Bitcoin a lungo termine, fermi lì, ok? Il grande fondo è sempre quello che facciamo vedere ogni mese, il primo del mese, l'abbiamo salvato al primo del mese, facciamo vedere il fondo di pensionamento, è quello, il fondo di investimento dedicato al pensionamento, ok? Con metodi dedicati al pensionamento. Le altre situazioni, come quella della settimana scorsa, gli investimenti di breve termine o il mercato immobiliare, sono situazioni con le quali possiamo creare un ulteriore vantaggio dalla compravendita. Adesso andiamo a vedere bene nell'approfondimento. Allora, affitto o acquisto? Allora, il business degli affitti, parliamoci chiaro, non è più redditizio come un tempo, anche se resta l'unica moda nella mente delle persone. Resta questa moda solo perché è più vecchia. Ok? Le persone, la prima qualsiasi persona, o parlo di investimenti di breve termine come quelli dell'anno scorso, tante persone non li conoscono, scusa, come quelli della settimana scorsa. Se parlo di investimenti in società non quotate, tanti non li conoscono. Se parlo di compra una casa e mettila in affitto, lo sanno tutti, pure i bambini, pure i cani per strada, pure le formiche che scavano sottoterra e portano le briciole, ok? Anche loro sanno cos'è una casa in affitto, ok? Forse anche loro si affittano le buche tra di loro, ok? Quindi lo sanno tutti, ma il business degli affitti è diventato molto problematico, soprattutto in Italia, lo è sempre stato, ma adesso tra una serie tra burocrazia, tasse e quant'altro, è un mercato sul quale non mi butterei, a meno che non hai tanti immobili, ma se hai tanti immobili, anche lì dovremmo valutare delle situazioni alternative. Lì puoi fare questo se ti piace fare questo, però ci potrebbero essere delle soluzioni di cui parleremo che potrebbero essere molto più performanti, con molte meno problematiche burocratiche, con molte meno tasse. Ok? Attenzione, io sono qua non per dire che il mercato immobiliare è peggiore di altri, stiamo facendo una valutazione insieme. Io ho fatto sia l'uno che gli altri, e vi posso dire per esperienza personale, in più ho fatto uno studio sotto l'aspetto anche di quelle che sono le normative e quant'altro, ok? Anche nel caso in cui hai tanti immobili di alto reddito, esistono investimenti più controllati, con meno spese e tasse, più gestibili, che possono offrire delle garanzie migliori a costi più bassi e meno responsabilità e burocrazia, quello che in parte ho già detto. Allora, perché tutti ti dicono di farlo anche adesso? Eccolo lì, perché ancora vedo i più grandi formatori italiani, tante pubblicità che degli investimenti immobiliari, sempre lì, perché c'è un appeal, perché in certi contesti c'è la moda di farlo fare agli altri, che è più redditizio di farlo per se stessi, per cui sono molte più le persone in questo momento che vendono il sistema per far fare gli immobili agli altri di quelli che fanno in realtà gli immobili. E quindi sono tante persone che si buttano su un mercato che viene presentato come un mercato sempre fiorente. È un mercato dove ci sono tante opportunità, è vero, ma adesso andiamo a vedere sotto l'aspetto numerico, sotto l'aspetto pratico, se è un mercato che effettivamente ancora può essere valutabile, lo è, ma soprattutto deve essere anche confrontato con altre situazioni. Ok? Perché se uno guarda solamente il mercato immobiliare e guarda solamente quello, lati positivi e lati negativi, se guardi solo quello, bene o male, beh, non hai un raffronto. Bisogna avere un raffronto per una persona che vuole muoversi e fare degli investimenti eventualmente sul mercato immobiliare o in altri contesti. Ok? Quindi, perché lo dicono tutti di farlo anche adesso? Ma andiamo a vedere, spesso sono, gran parte sono formatori che vendono percorsi per far fare ad altri gli investimenti immobiliari. Ok?
Quindi valutiamo questo, che è quello che vediamo molto in questo momento sul mercato, e quindi di conseguenza vediamo tante piccole persone che si approcciano a fare i primi investimenti sul mercato immobiliare, ne troviamo un po' in giro, ne troviamo un po' qualche asta giudiziaria, ma sono pochi. E quei pochi durano poco, durano il radio di un'operazione, non diventano degli investitori immobiliari, ok? Ma perché? Perché ci piacciono tanto gli immobili, ok? Allora, esigenze psicologiche appagano il nostro senso di possesso e sicurezza. Noi viviamo una vita per cultura mentale, viviamo una vita per accumulare soldi, intanto per quando siamo vecchi, ok? È una cultura. Una cultura non solo italiana, ma in Italia molto radicata. Accumuliamo i soldi per quando siamo vecchi, non pensiamo a nient'altro, non pensiamo a prima, come semmai in America. E soprattutto accumuliamo per comprare beni sostanzialmente sempre infruttiferi. E la prima cosa che pensiamo, le case, la casa. Quindi noi appaghiamo questo senso di sicurezza e di possesso. Quando abbiamo una casa ci sentiamo sicuri qualsiasi cosa che capiti. Trasformano poi il denaro in un oggetto tangibile, ok? Quindi il denaro si trasforma in un oggetto che, secondo noi, oltre che essere tangibile, può avere dei vantaggi. Ecco qua le esigenze operative. Quindi rivalutazione del bene nel tempo. Noi crediamo che ci sia una rivalutazione. L'immobile oggi lo compro a 100, ma tanto varrà sicuramente 200. Dovrei far vedere qualche grafico per farvi comprendere che non è proprio così, ok? Ma da molti, molti anni. Una volta era così, una volta era così. Diciamo che sono passati ormai molti anni prima che fosse così, direi che negli ultimi 15 anni buoni non è così. Prima sì, effettivamente ai tempi dei nostri genitori o anche un po' dopo le cose erano così. Ora non dico ai tempi dei nostri genitori, anche un po' dopo, però le cose erano così. C'era una rivalutazione piuttosto costante. Allora, pensiamo poi che ci siano utili elevati per ogni operazione, ed effettivamente gli utili elevati per ogni operazione ci possono essere, non è che sono sempre così, ci possono essere in base a come tu esegui questa operazione, lo vediamo tra poco. Il mercato immobiliare ha molti sgravi fiscali, sì, è vero, ci sono ottimi sgravi fiscali, ma anche qua ci sono tante limitazioni dentro gli sgravi fiscali, quindi sgravi fiscali, ma tante limitazioni. E bisogna vedere poi questi sgravi fiscali come li prendi. Sono finanziabili, questa è una cosa molto importante. L'immobile è il bene più finanziabile in assoluto, è il bene finanziabile per eccellenza, per cui benissimo. Ha diverse forme di compravendita, con o senza liquidità, è vero, ok? Ci sono varie modalità per fare gli immobili, le vediamo adesso un po' tutte le modalità, e ci può accedere chiunque. Veramente, chiunque può accedere al mercato immobiliare, chiunque può comprare una casa, può accedere anche avendo pochissimi soldi con i vari mutui di ogni genere, puoi accedere anche senza materialmente comprarti una casa e fare delle operazioni senza accollarti la proprietà della casa. Ci sono tante varie modalità, quindi può accedere veramente un po' chiunque al mercato immobiliare, al mercato anche degli investimenti immobiliari. Allora, faccio notare questo libro che era Diventa milionario partendo da dipendente, nel quale non è un libro sugli immobili, è un libro in generale che ti porta a conoscere un attimino tutte queste situazioni, investimenti, altri investimenti, e ti dà una cultura su come iniziare a muoverti in questo grande mercato che è la finanza personale, l'educazione finanziaria. Ti porta moltissime persone, quindi sono strategie usate dai dipendenti per raggiungere l'indipendenza finanziaria e lasciare il lavoro, quindi storie di dipendenti, di soggetti che sono partiti da zero e hanno creato un'evoluzione molto molto importante facendo delle operazioni di compravendita sul mercato immobiliare e su tanti altri mercati, per cui è un libro che per chi parte da zero ve lo consiglio veramente, perché ha avuto un grande riscontro nelle persone. Allora, tecniche operative. Ok? Tecniche operative. Quindi sono diverse domande e quindi io tra poco, do spazio a tutte le domande. Allora, tecniche operative, short trading, quindi la cessione del preliminare, quindi io posso tranquillamente fare un preliminare di acquisto di una casa, semmai fare un preliminare a prezzo stracciato e vendere questo preliminare a qualcun altro senza materialmente accollarmi io la casa, ok?
Io ho seguito di persona almeno un paio di situazioni di questo genere qui, in particolare con dei terreni al tempo, e ho seguito proprio questa cosa, quindi lo short trading, o meglio, si fa un preventivo e poi si vende a qualcun altro, insomma, a un prezzo maggiorato. Ok, io compro, ti faccio un preliminare, che voglio comprare questo terreno, questo immobile, questa casa, quello che vuoi, a 20.000. E poi lo rivendo poco dopo a 25 a un'altra persona, quindi vendo il preliminare senza mai essere entrato in proprietà, ho questo capital gain, ok? 5.000 di guadagno, ok? Questo è lo short trade. L'house flipping, compro, ristrutturo e li vendo, molto molto famoso, ok? Si chiama house flipping in maniera, in terminologia un po' più tecnica. O meglio, il cassettiere, compro a un basso prezzo, metto a reddito e lo rivendo quando il mercato si rialza, quindi utilizzo l'affitto per un periodo, dopodiché vendo quando il mercato si rialza. Questo l'ho fatto io e sto chiudendo adesso delle operazioni proprio adesso. L'ho fatto io, questo è quello che ho fatto anche io. Quarto, locazione, affitti brevi, affitti turistici o affitti di lusso. Sono delle situazioni molto, molto interessanti, molto innovative. Quindi le locazioni classiche sono gli affitti classici, ma gli affitti brevi, gli affitti turistici e gli affitti di lusso sono delle cose piuttosto innovative che possono essere molto molto interessanti. Come puoi vedere, con gli immobili puoi fare veramente molte molte cose. Modalità contrattuali, cambio di destinazione, puoi addirittura comprare a riscatto. Proprio nel libro Diventa Milionario, io avevo un amico che aveva fatto praticamente un acquisto a riscatto, quindi non aveva la proprietà immobiliare perché pagava tipo un affitto sostanzialmente, ma che poi alla lunga poi avrebbe comprato l'immobile, e in quel momento lui ha affittato a un prezzo superiore ad altri, per cui lui ha affittato un immobile che sostanzialmente non era di sua proprietà, facendoci un guadagno, ok? E poi quando arrivò al termine, tra l'altro, decise tra l'altro di non acquistarlo neanche, per cui però aveva il diritto di acquistarlo al termine di un determinato periodo. Punto 6, le sublocazioni. Quindi le sublocazioni. Io ho una casa affittata, e affitto una o due stanze agli studenti. Ok, una cosa molto molto interessante. C'è chi riesce a creare delle buone performance sulle sublocazioni, soprattutto in città dove città universitarie e quant'altro. Affitti per co-working, o meglio, non do un ufficio intero, affitto degli uffici singoli, quindi ho fabbricato dove affitto dei singoli spazi di persone che vengono periodicamente solamente per avere un ufficio periodico o ricevere dei clienti in un ufficio periodico. Aste giudiziarie, quindi entrare nel mercato delle aste giudiziarie o degli stralci creditizi. Ok, parleremo in maniera approfondita, generica di questo questa sera. Ma allora, sono non un investimento ancora redditizio, una cosa molto importante. Devi pensare come un'azienda. Quando ti avvicini al mercato immobiliare, devi iniziare a pensare sotto una mentalità diversa da quella che siamo abituati a pensare. Andiamo al mercato immobiliare con il cuore, col fatto di comprare, col fatto di avere questa proprietà, di avere. Ecco, dobbiamo, contano i numeri quando ti. Allora, se tu devi comprarti la casa della vita, questa diretta puoi anche non guardarla, ok? Anche se ti può servire per una serie di cose, ok? Sto parlando di un investitore immobiliare. Contano i numeri e basta. Quindi devi pensare come un'azienda, devi fare il business plan, entrate, uscite, quanto ti costa, quanto spendi, quanto riprendi, eccetera, eccetera. Ok? Non con il cuore, ma con la mentalità dell'operazione finanziaria. La casa non è una cosa bella che entri con il cuore, ti piace, ci vivi dentro e godi quando ci sei dentro. No, è un'operazione finanziaria rivolta ad avere un risultato economico in un termine breve, medio, quello che sia. Ok? Se operi da privato, qui ne parliamo in maniera un po' più approfondita, hai delle limitazioni e le spese sono tutte a tuo carico, ok? Perché quando vai a fare questi percorsi di investimenti immobiliari, ti dicono: ah, no, no, ma parti anche senza aprirti una società. Va bene, è vero, puoi partire, ok? Ma hai una serie di limitazioni. Entro 5 anni, se rivendi, hai il capital gain, ok? Quindi stai attento.
Non solo, se poi li vendi prima, sei costretto a ricomprare perché sennò perdi le agevolazioni, devi ripagare indietro. È capitato a una persona che conoscevo che ha dovuto ripagare dei soldi perché ha venduto prima dei 5 anni e non ha ricomprato in via successiva. E soprattutto se operi da privato, tutte le spese che metti all'interno della casa sono spese che tiri fuori di tasca. Ok? Faccio l'esempio: compro a 50.000, ristrutturo a 30.000. Totale 80 e se mai li vendo a 100, ok? Il momento che li vendo a 100, quei 30.000 che ho speso sono soldi spesi, è come se l'immobile io l'avessi pagato 80 da privato, ok? Mentre se io ho una società, quei 30.000 di spese sono spese di esercizio che vengono tolte dal carico, dal montante fiscale, quindi una cosa totalmente diversa. E quindi se agisci da privato devi farti dei conteggi di un certo tipo, e quindi devi saper comprare in una certa maniera. Quindi il privato è vero, puoi fare delle operazioni, ma hai tante, tante limitazioni. Hai delle agevolazioni, ma se le vuoi avere, hai delle limitazioni molto forti che devi conoscere. Allora, il grande business sugli immobili si fa con un buon acquisto, solo all'atto dell'acquisto. Ormai, forse prima. Si riusciva ad agire in una certa maniera, adesso si può ancora agire, la casa la puoi fare più bella, la ristrutturi, eccetera, eccetera. Prima una casa presa abbastanza bene, ristrutturata bene, bella, le persone erano disposte a pagare tanto, venivano finanziate in maniera facile, il mercato era semplice, quindi l'acquisto contava sempre molto, ma contava di meno. Oggi il business lo fai solo all'acquisto, devi prendere a prezzo stracciato, rimettere a posto e rivendere a un prezzo non stracciato, ma quasi stracciato, ok? Per riuscire a ripiazzare un mercato immobiliare diventato molto più difficile per tutta una serie di motivazioni, ok? Però, come sempre, il grande business ancora oggi e ancora molto di più si fa all'acquisto. Quando acquisti bene, hai già un passo, anzi, due passi avanti, ok? Se non acquisti bene, diventa poi difficile la gestione dell'operazione e chiudere in guadagno un'operazione immobiliare. Non acquistare per affitto classico, se non per un ripiego momentaneo. Prima ho già dato una piccola introduzione. Fare il business degli affitti è diventato un grande problema. Io conosco alcuni che ce l'hanno, il mio vecchio padrone di casa. Era così, ok, aveva tanti immobili e infatti se li ha venduti tutti in via successiva perché gli affitti sono rimangiati da tutta una serie di spese, poi l'immobile comincia ad avere dei problemi, comincia a fare degli interventi, le tasse, se hai un immobile solo ti fanno la cedolare secca, ma se hai una quantità immensa, cioè iniziano ad essere tasse di un certo tipo, a fronte di entrate molto delimitate, sicuramente spostarsi in un altro mercato è molto molto interessante. A fare questo con gli affitti sono rimasti veramente quelli vecchi vecchi che avevano tanti immobili e semmai hanno delle proprietà molto ampie e ancora in un grande numero di proprietà immobiliari comunque ci tiri fuori un buon risultato, ok? Allora, utilizza sempre il potere di finanziamento. Questo è un consiglio personale. Se fai delle operazioni immobiliari, ti consiglio di utilizzare il potere di finanziamento, perché è importante, perché c'è questa possibilità, perché il finanziamento è praticamente ti prendono dei soldi, ti prestano dei soldi gratis, soprattutto oggi, per cui non ha proprio senso liquidare del capitale che hai da parte che potresti utilizzare, ad esempio, con quello che facciamo noi ogni mese, perché, ok? Quando hai dei soldi prestati a costo zero o quasi, ok? Già prima i mutui erano a dei costi molto, molto interessanti, adesso addirittura sono a costo zero, per cui veramente molto interessante finanziare una casa, anche se non ne hai bisogno, anche se, ma io ci avrei i contanti, io la finanzierei, ok? Questo lo dico sotto l'aspetto dell'investitore immobiliare. Se hai tanto capitale, semmai fai più operazioni immobiliari, ok? Perché quindi togliamoci da quest'idea, no, ma io non finanzio per non regalare soldi alla banca. No, tu sei un investitore, devi pensare a quello che guadagni tu, non a quello che guadagni alla banca, ok? Poi, se sei un privato, beh, allora aspetta un attimino. Ci sono da fare una serie di valutazioni molto diverse. Allora, mercato immobiliare in questa scala, che è la scala
praticamente di valutazione di ogni tipologia di attività. Ogni tipologia di attività può essere qualificato come bene rifugio o come rendita passiva o come capital gain. Il bene rifugio è un bene che comunque è, storicamente non perde il prezzo, come l'oro, come l'argento, come si dice il franco svizzero, come altre situazioni del genere. Sono le rendite passive, quindi quelle situazioni che ti creano tipo i dividendi delle società o gli affitti di un immobile, eccetera, eccetera. Può essere una rendita passiva. Il capital gain è il risultato di una compravendita, quindi il surplus di una compravendita. Ecco, un immobile, che sia un terreno, una casa, un fabbricato, eccetera, eccetera, ha la possibilità di essere inquadrato in tutti e tre questi contesti. Okay? Può essere sia un bene rifugio, sia una rendita passiva, sia un capital gain. Tutti gli altri asset solitamente fanno parte di una sola categoria di queste. Okay? Ad esempio, l'azione, se io compro l'azione della Coca-Cola, l'azione di Amazon, non può definirsi un bene rifugio, okay? Perché deve essere gestita in una certa maniera. Potrebbe essere, tramite dividendi, avere una rendita passiva, sicuramente un capital gain. Sicuramente un capital gain rientra nella parte del capital gain perché posso avere un surplus della compravendita. Ok? L'oro non è un. Con l'oro io non posso dire ho delle entrate passive con l'oro, no. Il capital gain, sì, aspetto non so quanti anni, 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 qualche cosina prendo dalla compravendita. Sicuramente un bene rifugio, ok? Quindi molto, molto importante. Allora, conviene anche adesso, questo è un grafico, abbiamo visto come c'è stato il crollo c'è stato un rialzo dal 2001 al 2009 esagerato degli immobili, me lo ricordo ancora, c'erano dei prezzi esorbitanti, c'è stato un crollo poi dal 2009 fino al 2015, e il 2015 è rientrato ed è cominciato un trend leggermente in rialzo che adesso si è messo un pochino in laterale. Per cui sicuramente è ancora un momento prendere gli immobili. Se uno vuole fare delle operazioni, adesso andiamo a vedere però confrontandoli con altri mercati, può essere sempre una situazione interessante, ok? Allora, andiamo a fare le ultimissime valutazioni. Occuparsi di comprare immobili, adesso vi dirò anche se si diventa ricchi o no con gli immobili, questa è la chicca finale. Allora, occuparsi di comprare un immobile all'asta, ad esempio, qui parliamo di aste immobiliari, è un vero e proprio lavoro, ok? Occorre tempo e pazienza. Disporre di una grossa somma per iniziare la procedura, perché comunque una parte in cash ce la devi avere, semmai per comprare da privato un po' di meno, ma la parte in cash per fare un po' di aste immobiliari devi partire con un attimino un tot di cifre. Coordinare dei professionisti, perché se lavori con le aste immobiliari devi saper leggere le perizie, perché ci sono tutta una serie di vincoli catastali, urbanistici, eccetera, eccetera. Quindi lasciamo perdere, devi saper leggere i verbali perché sennò sono guai grossi. Serve organizzare le giornate, quindi chi fa le aste immobiliari è proprio un'attività, deve avere un business plan specifico sull'immobile e bisogna ridurre drasticamente la possibilità di errore di valutazione, che si traduce in un errore di risultato molto ampio. E qui non è come i mercati finanziari che con un click, ah, ho sbagliato, un click sei fuori, male che vada, hai perso qualche cosina. Ok, no, qui non c'è il click sei fuori, l'immobile ti rimane sulle croste, se hai sbagliato, semmai non puoi vendere, hai dei vincoli urbanistici, dei vincoli, oppure c'era un diritto di successione, c'era un qualcosa di quel che tu non hai visto, che te lo trovi lì e no, o non lo vendi più o te lo trovi sulle croste, o crei un casino di problemi e devi pagare ulteriori soldi, cioè è una cosa molto semplice. Quindi le aste immobiliari, per chi le fa, devono essere gestite con cognizione di causa. Il confronto lo fai con altre realtà ed altri investimenti. Sicuramente è ancora un'opportunità per capitalizzare. Sì, è vero, la compravendita ancora e penso sarà sempre un'opportunità per capitalizzare, ma la domanda è quanto capitalizzare? Come capitalizzare? E a fronte di cosa? Cioè io per capitalizzare con l'immobile, a fronte di cosa? Qual è il mio dispendio di energie? Di studio, di preparazione, di burocrazia, di capitali, ok? A fronte di cosa? Quindi quanto vado a guadagnare, come vado a guadagnare, con quale tipologia di movimentazione immobiliare come quelle che abbiamo visto prima, no? Short trading, house flipping, eccetera, eccetera.
E a fronte di cosa? Ok? Questa è la valutazione che devi fare, perché quando ti propongono, io vedo i formatori che ti vendono gli investimenti immobiliari, tutti a prendere corsi, tutti a dire adesso mi farò i miliardi con le aste immobiliari, certo, questo è quello che viene venduto. Quindi non lavorare nella mente con il sogno venduto da altri. No, fai la valutazione con la tua testa. Fatti queste domande molto importanti, ok? Sì, è vero, è ancora una buona opportunità per capitalizzare, ma quanto, come e a fronte di cosa? E a questo punto, una volta che hai avuto queste tre risposte, andiamo a valutare le alternative che ci sono a questo, ok? Se sono alternative che ti portano le stesse problematiche, le stesse spese, lo stesso impegno, la stessa burocrazia e quant'altro. Ok, questa è una valutazione che devi fare tu. Io oggi non sono qua per dirti, guarda, io preferisco quest'altra cosa. No, io ti sto solamente dicendo come stanno le cose, ti sto aprendo gli occhi, quindi tu fai una valutazione di quello che poi è ciò che vuoi intraprendere nel corso della vita. Requisiti per creare un'attività di investimento immobiliare. Servono, uno, alte competenze. Guarda bene questa bella escalation perché ti servirà molto. Alte competenze, più alte di altri business. Perché è vero, uno dice, ma io anche mio nonno ha comprato la casa, vado lì, sì, ho capito, ma l'ha presa da privato, fa il mutuino, lo paga, eccetera, eccetera, fino di qua. Ma io sto parlando di investimenti immobiliari, conosco tante persone che hanno chiesto anche di approfondire una diretta come questa. Servono delle altre competenze, perché comunque competenze anche di ristrutturazioni, di fare, cioè, un momento che devo fare una ristrutturazione, devo capire quanto mi costa il geometra, quanto mi costa il permesso al comune, se devo fare delle variazioni catastali, cioè mi servono una serie di competenze o pagare delle persone che sono competenti che mi aiutano per fare degli investimenti immobiliari. Perché? Altrimenti, cioè, non è fare l'investitore, non è come come il nonno o il papà che compra la casettina e se la tiene lì. Ok? No, bisogna fare una serie di situazioni, bisogna creare una serie di situazioni. Burocrazia e norme da conoscere bene. Ok? Bisogna andare in un contesto normativo ed essere ben preparati. Ok? Perché se no ci facciamo un business plan e poi non abbiamo tenuto conto di spese, di tassazioni, di permessi da avere, comprendere se questi permessi si possono avere, si raggiungono a fronte di che cosa, per quanto dopo quanto tempo, a fronte di quale spesa, ok? Si interviene in maniera intelligente. Tassazioni varie, necessità di contabilità approfondita. Ok? Perché se fai l'investitore immobiliare, se compri la casettina, ripeto, ben poco da dire, ma se fai l'investitore immobiliare, devi vedere una contabilità, devi avere una contabilità un po' più approfondita, perché cominci a fare delle ristrutturazioni, capire come scaricare determinate spese, come organizzare, eccetera, eccetera. Quindi sono tassazioni, sono varie tassazioni sugli immobili, varie tassazioni sulla compravendita. Se hai una società immobiliare, sono varie tassazioni da prendere in considerazione, quindi serve una contabilità un attimino più approfondita. Ci sono svariate limitazioni sugli immobili, ok? Ci sono tanti sgravi fiscali, tante possibilità, ma ci sono svariate limitazioni che devi prendere in considerazione. Alcune le vediamo adesso. Ci sono oggi dei margini molto più contenuti di un tempo, spesso da rivedere al ribasso durante l'operazione. Questo te lo dico per esperienza personale, te lo dico perché conosco le persone che fanno gli investimenti immobiliari, li fanno adesso e il soggetto che doveva essere intervistato stasera, che non è presente, quindi l'abbiamo rimandato la settimana prossima, che è Daniele Fontana, ex portiere di calcio, fa operazioni immobiliari, quindi approfittate la settimana prossima, chiedetelo, perché lui le fa attualmente e anche lui ha detto esattamente la stessa cosa. Ci sono dei margini molto più contenuti di un tempo e spesso durante l'operazione devi ridurre, è molto più facile che devi ridurre i margini che avevi preventivato che non che tu li vai ad alzare, ok? Variabili non controllate che possono avvenire. Purtroppo nel mercato immobiliare sono delle variabili non controllate che capitano, tu devi rivendere un immobile, possono capitare una serie di situazioni, svalutazioni, problematiche economiche, blocco delle banche, dei mutui, lockdown. Cioè, ecco, ci sono tutta una serie di situazioni che possono capitare che tu non puoi controllare. Se le banche dicono io adesso non farò più i mutui, a gran parte le faccio solamente a quelli che si presentano qui, che hanno minimo 100.000 euro in banca come fideiussione.
ti blocca tutte le operazioni immobiliari, gran parte delle persone non hanno questa cifra e tu blocchi l'80% del mercato immobiliare. Ok, per farti un esempio, e tu che cosa puoi fare? Niente, sono variabili incontrollate che possono capitare nel percorso dell'investitore immobiliare. Ok? Quindi devi conoscerle. Controllo parziale, quindi tu del tuo investimento, di questo investimento, hai un controllo perché l'investimento è tuo, lo rimetti sul mercato, lo vendi, ma hai un controllo parziale perché se tu hai necessità di fare una vendita nel giro di un mese perché devi capitalizzare, perché devi fare un'altra operazione, perché ti serve, perché devi chiudere determinati tipi di cose, eccetera, eccetera, tu non puoi, hai un controllo parziale perché può darsi che quella vendita non avviene entro 2 mesi, ma avviene entro un anno e mezzo. Ok? Per cui il tuo controllo, e se in quel periodo il mercato immobiliare dovesse avere una svalutazione molto forte, tu te la prendi tutta perché non puoi materialmente intervenire. Ok? Quindi hai un controllo dell'investimento immobiliare parziale, devi essere cosciente di questo. Ok? Chiaramente possono capitare anche delle cose in positivo, anche se negli ultimi anni è più facile che capita qualcosa che ti faccia svalutare un attimino il tuo tipo di investimento. Attuale maggiore difficoltà dei compratori in fatto di finanziabilità. Devi prendere atto di questo, te lo dico in maniera chiara, la finanziabilità delle persone, le banche adesso, prima erano un pochino più di manica larga, adesso stanno a guardare molto, le banche che erano nate per aiutare le persone, in realtà sono le abbiamo parlato tante volte, anche per altri tipi di investimento, le banche devono fare il business e in realtà sono nate per finanziare le imprese, finanziare le persone. Ma in realtà per finanziare oggi ce ne mettono tanto e stanno a guardare l'impossibile, ok? Quindi c'è una finanziabilità molto molto ridotta delle persone, quindi devi valutare che semmai su tanti acquirenti che puoi trovare, tante persone potrebbero avere delle problematiche per farsi finanziare, perché semmai è un lavoro non continuativo, è un lavoro un po' precario, un po' sta andando, un po' è mezzo chiuso, eccetera, eccetera. Se agisci da privato, molte tasse e limitazioni, è la prima casa, devi ricomprare entro 5 anni, se no devi pagare ulteriori cose in più, devi avere la residenza dentro, perché se no hai una serie di situazioni che è vero puoi fare delle operazioni da privato, però ci sono alcune limitazioni che sono viabili, però anche 5 anni, se tu vendi prima di 5 anni, prima paghi il capital gain, poi devi restituire, se non ricompri dopo devi restituire l'agevolazione della tassa della prima casa, se non ci vivi dentro, quindi la prendi ma la affitti o la tieni lì per una compravendita, non ci vivi dentro, per cui ci paghi comunque l'IMU, quindi la tassa, quindi inevitabilmente ci sono tutta una serie di situazioni, di limitazioni che devi conoscere, ok? Se agisci come società SRL, le società immobiliari, questo te lo dico anche qua, per esperienza, perché me ne hanno parlato in maniera molto corposa, ho detto guarda che le società immobiliari sono quelle che hanno una serie di sgravi fiscali. È vero, ma proprio perché sono quelle che hanno sgravi fiscali, sono quelle più controllate, ti vengono a fare dei controlli, ti fanno multe praticamente per tutto, ok? Cioè quando vengono a fare un controllo, una multina viene fuori per forza, ok? Mentre le altre società che pagano a prezzo pieno, siccome qua ti fanno pagare di meno, veramente devi avere un commercialista che guarda il pelo nell'uovo perché altrimenti sono guai dopo, ti fanno pagare veramente insomma, dei ravvedimenti molto molto potenti. Una volta erano i più convenienti. Adesso, per mille motivazioni spiegate, il confronto con la negoziazione di beni mobiliari non regge più. Una volta si poteva parlare della differenza tra, ad esempio, i nostri portafogli, beni immobiliari, intendo azioni, ETF, obbligazioni e quant'altro. Oggi, per tutta una serie di problematiche, per tutta una serie di situazioni, di condizionamenti, di limitazioni, di burocrazia e quant'altro, non si può più molto fare questo ragionamento di dire meglio uno o meglio l'altro. Beh, c'è una differenza molto molto ampia anche sotto l'aspetto di rendimento, di controllo e di quant'altro. Si lavora molto meglio con i beni mobiliari. Il bene immobiliare resta una possibilità per le persone che sono affezionate, per le persone che gli piace fare degli investimenti immobiliari, resta una possibilità molto molto interessante di fare delle operazioni di compravendita e avere un capital gain. Ok? Quindi,
ancora è buono, ma se lo va, se tu dici c'è qualcosa di meglio, sì, ok? Assolutamente. Per cui se tu lo fai per passione, va bene. Se tu dici io voglio fare un business, mi conviene fare questo, mi conviene fare altro. È inutile che ti dica che ci sono delle soluzioni con molte meno di queste, anzi, queste problematiche non ci sono, e ci sono una serie di situazioni molto migliori. Quindi a te la scelta, ok? Io qua serve per aprirti gli occhi, ripeto, non siamo davanti a dei venditori di percorsi dedicati agli investimenti, perché quando vai a fare i percorsi dedicati all'investimento ti devono vendere un qualcosa. Tutti questi punti che abbiamo visto qua adesso sono dei punti che ti mettono tutti in positivo, ma questa è la realtà dei fatti che tu devi valutare. E se ti piacciono gli investimenti immobiliari, ancora. Ecco perché dicevo, è ancora redditizio? Sì e no, dipende da una serie di situazioni, ok? Diventare ricchi con il mercato immobiliare come una volta si può? Perché qua viene venduto il fatto che tutti diventano ricchi. Guarda Donald Trump, ha fatto soldi con gli immobili, è vero. Guarda Silvio Berlusconi, proprietà immobiliari, è vero. Guarda quell'altro, i più grandi hanno fatto tutti i soldi con gli immobili, è vero. Chiunque lavorava con gli immobili, lavorava con gli immobili. Erano tutti ricchi, è vero. Sì, oggi tu lavori oggi con gli immobili, lavori negli ultimi 10 anni, o inizi oggi, o hai iniziato 2 anni fa, o devi ancora iniziare. I tempi moderni sono cambiati. Il 95% dei ricchi di oggi, guarda lì, sono quelli che partono da zero, escono, diventano ricchi con altre tipologie di attività. Quindi il fatto che ti vengano presentate, ma guarda Donald Trump, guarda Berlusconi, sì, ho capito, è vero, si facevano soldi con gli immobili. Oggi partire e fare i milioni con gli immobili, con le problematiche del mercato di oggi, fare i milioni, diventare milionario come ti dicono in determinati percorsi, no, scordatelo, ok? Farai delle discrete operazioni se avrai voglia di andare poi incontro, di studiare, di andare incontro a una serie di problematiche e limitazioni, ma che quando conosci, fai delle operazioni, potrai raggiungere determinati tipi di risultato, ok? Quindi io concludo qua. Pensa con la tua testa quando ti trovi davanti a fare, a materialmente lavorare avere la possibilità di fare degli investimenti immobiliari. Spesso lo dico questo perché tante persone che mi hanno contattato e stanno facendo investimenti immobiliari li stanno iniziando perché? Perché gli è stato venduto qualcosa dietro, ok? Quindi non hanno pensato con la loro testa, hanno pensato con l'esaltazione di un buon venditore. Ok? Decidi di portare avanti la tua attività con la tua testa e non con l'iniziativa e la spinta di buoni venditori. Ok? Valuta queste situazioni. L'investimento immobiliare è ancora buono? Sì. Puoi ancora fare delle buone operazioni? Sì. Non me lo confrontare con altre situazioni perché inevitabilmente le altre situazioni, come quelle ad esempio che abbiamo presentato la settimana scorsa, abbiamo più controllo, meno problemi, meno burocrazia, un clic e via. Ci sono una serie di situazioni molto diverse oggi. Prima potevi fare sia l'uno che l'altro, oggi la bilancia si è spostata molto, e l'investimento immobiliare, diciamoci la verità, è un investimento. Fare l'investitore immobiliare ci sta, ma ci sono tante problematiche in più e dei margini molto più ridotti. Ok? Quindi questa è la valutazione finale e te lo ripeto, vai a vedere i nuovi ricchi, non ne trovi nemmeno uno. Non mi dire, ma io ho visto quello che vende la formazione sugli immobili, lui è ricco con gli immobili. No, ricco con la formazione per gli altri. Ok? Quindi l'immobile, poi se me ne porti uno, va bene, ma è sempre uno su un milione. Beh, uno su un milione è poco, vuol dire che è una statistica dove tu non ci rientrerai sicuramente. Cerchiamo di fare un qualcosa dove hai una percentuale molto più ampia. Il nostro piano di pensionamento dipendente è una percentuale dove chi parte riesce, chi parte arriva. Non ci sono soluzioni. Semmai un po' meno bravo, un po' meno sveglio, ci metti un po' di più, ma arriva per forza. E qua no, qua il contesto è diverso. Domande e risposte, ragazzi. Apertura alle domande e risposte. Torniamo qua, torniamo, interrompiamo la nostra. Ok? Allora,
Fatemi sapere domande e risposte. Bene, siamo italiani e quindi ai primi posti c'è l'aspirazione di avere una casa di proprietà. La maggior parte delle persone di cui capita di parlarne, la pensa così. Lo sappiamo, certo, per investire in immobili, così come in ogni ambito, occorre studiare ed essere preparati. Diciamo, gli investimenti borsistici è un altro argomento che mi piace. Beh, sì, Filippo, no, io non sono qua per dire, ho solamente parlato chiaro di quelle che sono le problematiche. Poi un giorno, se vogliamo fare anche la differenza con i mercati borsistici, anche lì ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, sicuramente, che possiamo valutare se vogliamo fare un confronto. Allora, crowdfunding immobiliare, è vero, ci sono una serie subaffitto, eccetera, eccetera. Il crowdfunding immobiliare è una delle possibilità per andare a capitalizzare o finanziarsi gli immobili. È da qualche giorno che ho in mente di informare sugli ETF immobiliari. Ok, esistono gli ETF immobiliari. Gli ETF immobiliari esistono i REITs. I REITs sono proprio degli ETF creati sul mercato immobiliare. Possiamo fare un approfondimento una volta perché se iniziamo a parlarne, insomma, c'è da capire un attimino, sono un po' più complessi per vedere come funzionano. I REITs sono REITs scritto, sono degli strumenti finanziari per investire sul mercato, su proprio una nicchia di un mercato immobiliare in determinati settori, determinate aree geografiche. Quindi c'è la possibilità di fare questo. Sono da valutare per proprio. Ma i dipendenti possono creare una SRL che si occupa di immobiliare? Sì, basta che non sei amministratore, ok? Ma come socio come socio investitore assolutamente sì. Quindi puoi anche più di una, puoi comprare delle quote, assolutamente sì. Ma prima ci hai detto che non conviene comprare, poi ci dici di finanziare? No, Lorenzo, ho detto non conviene comprare fino ad, ho detto sto parlando degli investitori immobiliari, eh? Quindi investitore immobiliare è normale, l'investitore compra e poi vende, ok? Amazon non dà cedola, bene, giusto, vero, ho fatto un esempio. Allora, con 100.000 euro l'opportunità di comprare quattro monolocali che posso riaffittare a 300 euro al mese, ma non sto già vivendo di rendita. Sì, è vero, Ben, c'è la possibilità di fare questo. Se hai un tot di mobili, conta che questi 300 euro al mese non sono netti, ok? E poi devi valutare, questo è un po' quello che abbiamo affrontato questa sera, devi valutare la possibilità di questi mobili, come sono messi, ci sono da fare degli interventi, c'è da fare qualcosa sopra, se si rompe il tetto cosa succede? È a posto? Tubazioni come sono messe? Sono immobili di un certo. Ecco, diciamo che gli immobili vanno valutati. Ok? Nessuno ha detto che non sono buoni, ci sono una serie di situazioni da fare delle valutazioni molto più ampie e se hai 4 immobili, 5 immobili, inevitabilmente, a meno che non è una società immobiliare, ma anche se è una società immobiliare, paghi come seconda casa, per cui hai delle tasse molto più ampie, in ognuno paghi la sua cifra annuale, quindi 300 euro al mese. Diciamo che guarda, se ne esci con 100 sono già tanti, esci con molto di meno, per ogni singolo immobile, Quindi è questa la valutazione che devi fare, Per cui non sto dicendo che non è buono, devi fare delle valutazioni importanti perché in Italia, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove arrivano le mazzate, le patrimoniali nascoste sui beni patrimoniali. Quando tu hai un patrimonio in Italia, ti arriva la stangata, sempre, e se è sempre così e sempre sarà così. Non è un paese che incentiva coloro che hanno del patrimonio, ok? Quindi stai attento, molto importante. Lunedì prossimo c'è Fontana. Sì, certo che questo finale mi ha elevato la voglia di comprare un immobile, mi dice Lorenzo. No, è una serata di approfondimento. Per cui non voglio togliere la è una giustamente bisogna parlare chiaro, ok? Io non sono un venditore di programmi immobiliari, per cui parlo chiaro. Ho fatto delle operazioni, so quali sono le problematiche, conosco persone che le fanno. Le problematiche sono quelle che abbiamo citato questa sera, per cui non possiamo. Allora, ETF sull'immobiliare, sì, Maria Francesca, ne ho parlato prima, i REITs.
Faremo una diretta dedicata semmai a questo, se vi può interessare. Sono c'è la possibilità, bisogna vedere qual è l'obiettivo, bisogna vedere che cosa vuoi fare. Sono degli ETF che possono dare dei discreti risultati. Dipende cosa, in che tipo di portafoglio, in che tipo di situazione vuoi inserirli all'interno. Ok, possono essere un'idea di investimento, assolutamente sì. Quali sono le tipologie di attività per diventare ricchi? Tipologia di attività per diventare ricchi non è tanto l'attività, è il sistema che crei, Lorenzo. Quindi non tanto l'attività, è il sistema che tu crei per diventare ricco. Quindi crei un sistema e con un sistema strutturato nel corso del tempo raggiungi un determinato tipo di risultato. Gli immobili sono delle operazioni che possono portarti nel corso del tempo a raggiungere pian piano, a forza di fare operazioni, dei risultati di un certo tipo, quindi fare un bel montante di capitale, inserirlo all'interno di un ottimo strumento, un ottimo portafoglio a ricapitalizzazione, utilizzare questi capitali per fare altre operazioni di compravendita, semmai non soltanto sull'immobiliare, su altro, avere delle aziende che si muovono, che spaziano in determinati tipi di settori di investimenti, di situazioni di un certo tipo, e poi creare tutto questo con un contesto di crescita, quindi inserendo sempre questi risultati all'interno di un portafoglio, un fondo che controlli, che ti porti un risultato di un certo tipo, e nel giro di un tot di anni raggiungi la ricchezza per forza. La raggiungi semplicemente facendo i nostri piani di pensionamento. Basta che ci metti, invece di raggiungere in pochi anni il risultato che vuoi, ci metti molto più tempo. E comunque lo raggiungi, ok? Lo raggiungi comunque, per cui questa è sempre una scelta. Ho due immobili affittati con rate del 6%, mi consigli di vendere e di fare altro? Allora, dipende se hai degli immobili, se hai gli immobili, li hai a disposizione. Gli immobili, io non posso dirti se venderli oppure no, posso dirti genericamente, sarebbe da vedere gli immobili, come sono messi. Come sei messo sotto l'aspetto fiscale, che tasse paghi, se sono degli immobili dove c'è da fare degli interventi o è previsto di fare degli interventi in breve termine o in termine medio breve che possono influire su quel 6%, te lo possono mangiare fino a fartelo diventare l'1,5%. Quindi sono veramente da valutare proprio la situazione in generico. Come vedi, non è che gli immobili non vanno bene. I mobili anche sono soggetti a usura, sono soggetti a interventi, sono soggetti a una serie di situazioni che possono avvenire, per cui bisogna valutarli singolarmente. Immobili all'asta. Allora, Massimo, mi fai conoscere Ben che può comprare a 100.000 euro, compra quattro monolocali che le compro subito. Ah, quattro monolocali a 100.000 euro. Ma sì, è vero, beh, lo puoi contattare. Sì. Te li do anche io qua, quattro immobili, quattro monolocali a 100.000 euro. Dipende dove li compri, eh. Dove vivo io, qua, a voglia, forse ne prendi anche 5. sì, a mio parere sì, cioè li prendi, anche di più, dipende, poi se li prendi a Milano, ne prendi uno e forse il secondo non ce la fai, ok? Se vai in situazioni un po' diverse, ne prendi di più, ok? Quindi dipende dalla zona, è molto facile. Susanna dice immobili all'asta. Ecco, Susanna, se volete la potete contattare, visto che la vedete qua, perché lei si occupa proprio di immobili di aste immobiliari, e potete sfruttare la possibilità per chi cerca immobili all'asta di trovare degli immobili, di fare delle operazioni immobiliari o di trovare degli immobili personali all'asta. Per cui se siete interessati possiamo fare intervenire delle persone, degli esperti maggiori sul mercato immobiliare, ne conosco parecchi, ok? Sia per quanto riguarda le aste, sia per quanto riguarda altri tipi di procedure, contratti e quant'altro, per cui possiamo spaziare veramente come volete, fare degli approfondimenti. Ho cercato di dare un approfondimento generico per farvi capire un po' come funziona, se conviene ancora o non conviene ancora, se va bene, se non va bene, rispetto ad altri tipi di situazioni. Penso di aver dato un attimino un po' un'infarinatura completa per comprendere tutto. Gli affitti da queste parti, mi chiede Lorenzo, gli affitti da queste parti dipende, partono dai 300 arrivano ai 500, ok? Quindi sono affitti, cioè con 500 euro trovi un appartamento di un certo livello, eh? Trovi il bilocale a 300, 350, 500 trovi un appartamento di un livello molto molto buono, grande, quindi sono provincia di Alessandria, sono
questi sono i prezzi. Chiaramente li compri a meno, ok? È vero che a Milano affitti di più, ma gli immobili li paghi 4 volte tanto di più, ok? Quindi è tutto un po' rapportato. Allora, bene così, per diventare ricchi, per esempio, che scrive MJ De Marco nel suo libro Autostrada per la ricchezza, se lo conosco, ma date cose chiaramente che o vendi prodotti e servizi che costa a molte persone, ad esempio vendi 10 supercar e si diventa ricchi, cioè, oppure Bill Gates, certo, vabbè, normale, crei un prodotto, un servizio, lo metti a disposizione delle persone. Anche qua, per diventare ricchi, devi strutturare un'impresa, devi strutturare un'azienda, devi avere un determinato tipo di struttura. Ma cioè, allora, Susanna Lorenzo lavora nella provincia di Alessandria, e però le aste le segue un po' da tutte le parti. Okay? Per cui c'è una piattaforma. Le aste, in realtà, basta avere una piattaforma, le puoi seguire in tutti, poi ci sono alcuni soggetti che danno dei servizi, in questo caso dà dei servizi dove puoi intervenire sulle aste un po' in tutta Italia e dà anche dei servizi assistiti per poi seguire l'asta, fare le procedure catastali, fare le procedure di compravendita, seguire, leggere le perizie, fare tutto il resto. Per cui tutti i tribunali in Italia, ufficio in Alessandria, ecco, vedi, ti sta rispondendo, per cui puoi scrivergli tranquillamente in privato. Allora, ragazzi, io direi che abbiamo fatto un bel approfondimento. L'immobile era uno degli argomenti che avevate chiesto. Se volete degli approfondimenti ancora maggiori, scrivete, faremo delle dirette dedicate. Se volete degli approfondimenti su altre tipologie di investimento, segnalatecelo e le mettiamo a disposizione in modo da cercare di dare a ognuno di voi il massimo della competenza per potersi muovere in maniera libera e poter creare il meglio e soprattutto con gli occhi aperti, in maniera consapevole. Creare dei risultati in maniera consapevole, sapere a cosa si va incontro, sapere cosa si può fare in maniera consapevole. Allora, noi ci vediamo lunedì prossimo, ma molto prima, perché saranno dei begli annunci in settimana, ci saranno due video molto importanti. Attenzione alle manifestazioni di questi giorni, parlerò di queste manifestazioni di questi giorni e quelle che possono essere le conseguenze controproducenti o meno di come aprire gli occhi quando guardiamo certe cose in televisione, di come aprire gli occhi, ok? E vedremo un video molto interessante su quella che è proprio la libertà finanziaria che viene venduta dietro, ad esempio, questi percorsi immobili, eccetera, eccetera, per darsi una sveglia e comprendere bene qual è la cosa giusta e come si raggiunge veramente la libertà finanziaria, che spesso non è proprio come viene venduto là. Quindi belli approfondimenti, ragazzi. Se avete idee, qualsiasi altra cosa, come vedete, l'immobile l'avete scritto tempo fa. Abbiamo cercato di approfondire per farvi capire se è ancora il momento oppure no. E noi ci vediamo in settimana con tanti approfondimenti e lunedì prossimo con la consueta diretta. Allora, fate un bel piano di pensionamento indipendente, ragazzi. Partiamo e prendiamo in mano il nostro futuro subito. Appena potete, prendete in mano voi il vostro futuro, perché altrimenti vedete di strada cosa sta avvenendo. Tutta una serie di problematiche che potrebbero essere così un po' rivedibili. Quindi, se hai in mano tu il tuo futuro, non dovrai preoccuparti più di niente. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao a tutti.